favorire la collaborazione tra settori pubblici e associazioni di terzo settore che si occupano di salute dei cittadini. Questo è il messaggio che ha legato insieme il workshop Salute e Stili di Vita organizzato dall'UISP a Orvieto il 21 ottobre con la manifestazione Guadagnare Salute che si è tenuta nei due giorni successivi nella cittadina umbra. Vedrete le interviste a responsabili salute e prevenzione della Regione Umbria insieme ai dirigenti del Ministero e ai presidenti UISP Umbria e UISP Trento, cittadina che lo scorso giugno ospitò il primo workshop dedicato a questi temi. Qui da tre giorni ormai ha vissuto appieno questa esperienza, ha vissuto anche le esperienze del workshop che abbiamo fatto a Trento e quello tenuto qui in anteprima a Guadagnare Salute, quindi ha seguito un po' anche tutto il percorso e siamo sulla strada giusta. Sì, credo sicuramente che siamo sulla strada giusta e questi tre giorni lo hanno confermato. La strada giusta è quella di lavorare insieme mettendo tutte le competenze possibili anche di enti e di istituzioni diverse per il raggiungimento di un obiettivo comune che è quello della salute e soprattutto del benessere delle persone. Sia l'incontro di martedì con la UISP sia questi due giorni di Guadagnare Salute hanno dimostrato che il valore aggiunto è proprio questo, creare alleanze, creare reti, avere la possibilità di un interscambio tra istituzioni, tra enti, tra professionisti, tra operatori, tutto focalizzato con l'attenzione al cittadino e in generale alla popolazione. È importante anche in questo connubio di conoscenze, di informazioni, anche la rete nord-sud, perché appunto siamo partiti da Trento, stiamo scendendo, però sempre in un'ottica di integrazione. Sì, la rete nord-sud è importante soprattutto anche nell'ottica di imparare gli uni dagli altri, però questi tre giorni ci hanno dimostrato, sia con il seminario della UISP in questi due giorni, che anche il Sud è in grado di fare delle esperienze molto belle di lavoro per la comunità, esperienze molto belle di integrazione. E quindi non è sempre detto che sia il Sud a dover imparare, a volte anche il Nord può imparare dalle esperienze degli altri. Però lo scambio di conoscenze, lo scambio di informazioni, vedere come nelle differenti aree del territorio si affrontano problemi simili, sicuramente aiuta a trovare le soluzioni migliori. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti quelli che sono intervenuti: cosa ci aspettiamo, cosa si aspettano le istituzioni d'ora in poi e soprattutto da enti come il nostro? Ma parlo per il Ministero della Salute, sicuramente ci aspettiamo non solo dalla UISP che già ne ha dato prova, ma anche da altri enti, da altre istituzioni, una grande disponibilità a collaborare. Ma diciamo che questo ce lo aspettiamo come Ministero della Salute anche da altre amministrazioni centrali, cioè una grande disponibilità a riconoscere nelle politiche di altri settori l'importanza di interventi che portano invece un beneficio e un maggior benessere per la popolazione. Bisogna lavorare con il cosiddetto meccanismo win-win, cioè io raggiungo il mio obiettivo di salute perché sono il Ministero della Salute, ma per esempio il Ministero dei Trasporti o dell'Agricoltura raggiunge un suo obiettivo specifico al tempo stesso dando un contributo alla salute. E così insomma vale, è lo stesso discorso che facevamo prima, cioè l'interazione tra i settori. Interazione, intersettorialità, collaborazione, conoscenza reciproca sono le parole più importanti. Siamo con Tommaso Iori, presidente comitato UISP territoriale di Trento, e con Stefano Rumori, presidente UISP Umbria. È un po' il passaggio del testimone qui che è già stato fatto, perché il primo workshop sugli stili di vita si è svolto a Trento, siamo passati adesso a Orvieto. Allora è stato la prima esperienza è stata fatta a Trento, è stato un po' un onore ma anche un onere. Sì, è stato un grande onore, a noi ci ha messo molto alla prova, però è stata un'esperienza estremamente importante per il nostro comitato, che è un comitato piccolo rispetto a quello umbro, ma che sta cercando di impegnarsi molto proprio su questo settore della promozione della salute attraverso l'attività motoria, e quindi aver ospitato a Trento il seminario del Nord Italia, aver potuto ascoltare direttamente dai protagonisti le esperienze, le migliori pratiche che sono state svolte in giro per l'Italia, per noi ha rappresentato un bagaglio di esperienza davvero molto importante. Ho ricambiato la visita che ci aveva fatto Stefano all'epoca a Trento e anche qui
a Orvieto il nostro bagaglio, diciamo, esperienziale è aumentato parecchio, quindi davvero credo una grandissima occasione per WISP dei due comitati, ma penso per la WISP a livello nazionale proprio. In questi mesi, Stefano Rumori, è cambiato qualcosa? È cambiato tutto, perché innanzitutto ringrazio Tommaso, perché io ho avuto modo di partecipare al loro workshop, che è stato un po' l'inizio, no? E quindi è stato un momento importante anche per me, per noi e anche per i temi che sono stati proposti per il Nord. Noi qui abbiamo ospitato il Centro-Sud. Sicuramente questo è stato un evento importante, soprattutto perché è stato legato a un altro evento nazionale molto importante, che è Guadagnare Salute. Abbiamo avuto questa fortuna che la Regione Umbria è molto virtuosa rispetto ai temi della salute, e soprattutto sulla promozione della salute sono temi molto cari alla WISP, sono anni che noi progettiamo in questo senso, e c'è stato questo incontro, direi, ancestrale, ha fatto sì che oggi come WISP Umbria, ma anche come WISP nazionale soprattutto, siamo stati l'anteprima di questo importante convegno nazionale organizzato appunto dal Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Umbria. E credo che anche dai commenti che sono stati fatti, il nostro lavoro, il lavoro di tutte le regioni italiane della WISP è stato molto apprezzato. Abbiamo avuto dei complimenti anche inaspettati da parte di tutte le regioni, da parte di tutte le autorità presenti, perché forse ci conoscevano ma non ci conoscevano nei termini in cui è stato proposto al workshop. Quindi siamo veramente molto contenti per la WISP anche nazionale, come diceva, perché è stato un evento importantissimo, una crescita, insomma. Siamo partiti da un comitato territoriale, passando poi per il regionale con un'esperienza poi nazionale, Guadagnare Salute, sempre in ulteriore crescita. Adesso cosa ci possiamo aspettare? Ci aspettiamo che la WISP in Italia faccia tesoro diciamo di quello che è avvenuto oggi ad Orvieto, e qui oggi sono stati presi tanti contatti, perché erano presenti tanti presidenti regionali della WISP, e c'è stato modo di prendere contatti con i vari responsabili delle ASL, i vari responsabili delle regioni che erano presenti, e quindi speriamo che su questi temi in tutta Italia la nostra associazione possa crescere, e con l'aiuto di Daniela Rossi, che è stata fantastica, ha saputo veramente lavorare intensamente con i rapporti istituzionali, che, diciamo, con tutti i funzionari delle regioni che lei già aveva, e devo dire che è stato bellissimo, insomma. Quindi grazie anche a Daniela Rossi per tutto quello che ha fatto. Da Trento spesso è considerato un'isola felice anche dal punto di vista della sanità, del sociale, del welfare. Quanto è importante però non isolarsi e avere contatti con il resto della rete italiana, sia dal punto di vista della WISP che in generale del rapporto con le istituzioni? Sì, noi abbiamo deciso di candidarci a suo tempo ancora per ospitare il primo workshop appunto per le regioni dell'Italia, anche per questa ragione qua, perché è vero che il Trentino e l'Alto Adige sono due territori che esprimono eccellenze da un punto di vista sportivo, della struttura sanitaria, della compattezza del corpo sociale, però è altrettanto vero che sono due territori molto piccoli, e che se non si confrontano con il resto d'Italia, con le migliori pratiche che si fanno sul territorio nazionale, finiscono per chiudersi nell'autoreferenzialità. E quindi abbiamo messo a disposizione anche del nostro territorio, delle istituzioni del nostro territorio, questo importante appunto bagaglio d'esperienza che la WISP ha costruito negli anni, e queste competenze di cui la WISP è portatrice. Quindi credo che abbiamo fatto nel nostro piccolo un servizio anche alle nostre istituzioni. Con un ente di promozione sportiva ha in comune l'ASL il rapporto diretto con il territorio. A questo proposito le chiediamo quanto secondo lei è importante unirsi associazioni, enti di promozione come il nostro e un ente istituzionale come l'ASL, perché la promozione della salute sia davvero attiva. Beh, diciamo che per noi è fondamentale questo, cioè se noi andiamo verso le linee guida di Guadagnare Salute, che ormai è un programma, diciamo, approfondito e ovviamente stabile a livello europeo, dove
ci sono delle evidenze, la vera evidenza è che l'intersettorialità è uno degli elementi essenziali per la promozione della salute, cioè la salute intesa nel senso globale del benessere non passa attraverso le ASL e basta, anzi il sistema sanitario fa un piccolo passo, potrebbe fare solamente da catalizzatore, ma per la capillarità sul territorio è essenziale che ci siano naturalmente una serie di rapporti con le associazioni, soprattutto associazioni come la vostra, che sono associazioni no profit, che sono capillari sul territorio e che si occupano effettivamente di promozione della salute anche da tanto tempo. E senza le associazioni l'ASL non avrebbe né il personale né le competenze spesso, perché più ancora i dipartimenti di prevenzione sono ancora molto medicalizzati. Possiamo dire che in questa ottica la prevenzione diventa sempre più importante. Sì, la prevenzione e soprattutto ancora prima della prevenzione la promozione proprio della salute, cioè la salute è fatta di tante cose, è fatta anche di reddito, è fatta anche di attività sociali, è fatta di cultura, quindi anche la diffusione della cultura, del cammino, il recupero che sta facendo la WISP per esempio di alcune strutture dismesse che vengono riportate in vita e che servono poi per promuovere la salute, solamente il fatto di rivederle messe a posto per esempio, perché comunque ricordiamoci il concetto di salute dell'OMS. Cosa vuol dire oggi parlare di sanità pubblica? Oggi parlare di sanità pubblica significa soprattutto impegnarsi perché malattie croniche vengano sconfitte non solo e non esclusivamente con le pratiche mediche e farmacologiche e chirurgiche, ma soprattutto con l'adozione di stili di vita e comportamenti che assicurino un benessere più elevato rispetto a quello a cui siamo abituati e che siano nella condizione di spostare nel tempo la comparsa di queste malattie. Con la mancanza di risorse in cui ci troviamo purtroppo oggi a livello globale, ma parliamo ora a livello anche nazionale, cosa vuol dire, come si fa a raggiungere il cittadino e convincerlo a condurre uno stile di vita attivo? Noi per tanto tempo abbiamo pensato negli anni passati che per poter sviluppare queste politiche, queste strategie per la promozione della salute fossero sufficienti i servizi sanitari. Da qualche tempo a questa parte questa convinzione è venuta a mancare, siamo più convinti oggi che la promozione della salute possa essere il risultato di un'azione comune svolta con le istituzioni, a partire dalle istituzioni, con il servizio sanitario, ma soprattutto nella misura in cui si viene a generare una rete di collaborazioni e di azioni comuni con tutti i soggetti che formano la società civile. È diventato assolutamente importante modificare lo stile di vita dei cittadini italiani per mantenerli in salute e così anche ridurre il carico di malattie cronico-degenerative che sappiamo essere le principali cause di morte nel nostro paese. Vuol dire che se viviamo bene non solo viviamo più a lungo, ma viviamo più a lungo sani e quindi ci ammaliamo meno, ci ammaliamo e restiamo più inseriti nella società, possiamo fare cose, continuare a essere utili anche se abbiamo più di 65 anni e quindi portare il nostro contributo alla comunità. Cosa può fare un ente di promozione come la WISP per aiutare nella promozione della salute? La WISP può fare tantissimo, è per questa ragione che la nostra regione ha siglato con WISP un protocollo d'intesa. Ci può aiutare in tutte quelle azioni che il sistema sanitario da solo non può e non deve compiere. Noi come sistema sanitario possiamo avere un ruolo di governance, si dice in termini tecnici, cioè di coordinamento per favorire le azioni sul territorio, ma in realtà le associazioni ci devono aiutare con i loro progetti
finalizzati a, appunto, a facilitare le scelte salutari per i cittadini. Quindi sto parlando sia dei ragazzi, dei giovani, che degli anziani, che dei signori della mia età. Perché per la prevenzione non c'è età, perché a volte appunto pensiamo, lei ha parlato anche prima, over 65, ma per la prevenzione non c'è età. Non c'è assolutamente età, perché certo è importante lavorare con la scuola, è assolutamente importante lavorare con i ragazzi, con i bambini, cominciare a insegnare fin dall'inizio come si mangia bene, come è importante per esempio l'attività fisica, quindi muoversi, che non vuol dire solo praticare sport. Certo, poi ai ragazzi piace praticare attività sportiva, però anche solo andare a scuola a piedi è assolutamente importante. Però lo è ancora di più, se possibile, nelle persone di una certa età. Perché? Perché mantenersi attivi non solo fa bene al fisico, quindi per esempio banalmente se ci si muove si riduce il rischio di cadere, di farsi male, di avere per esempio la frattura di femore, che è una evenienza molto frequente nelle persone di una certa età. Ma rimanere attivi aiuta anche a combattere la depressione, a combattere l'isolamento e appunto aiuta a restare svegli, a restare lucidi, quindi a godere della vita fino alla fine. Cosa vuol dire per un comitato territoriale partecipare e aver promosso una manifestazione nazionale? Allora, come Comitato dell'Orviato ringraziamo insomma tutti i partecipanti a questa manifestazione. Abbiamo iniziato con il workshop della WISP del Centro Sud con le regioni d'Italia e continuiamo, questa è l'ultima giornata in questi due giorni di Guadagnare Salute, siamo partner insieme alla regione, insieme alla WISP regionale, di l'organizzazione di questo evento che ha visto insomma la presenza di circa 1000 partecipanti. Quindi ringraziamo, volevo fare dei ringraziamenti al Comune di Orvieto, alla Regione dell'Umbria, alla WISP regionale e anche insomma alla WISP nazionale, che è il nostro ente nazionale che promuove in tutta Italia gli stili di vita e la salute con una progettualità ampia in tutti i comitati territoriali. E adesso si ritorna però alla vita di tutti i giorni con qualcosa di nuovo? Sì, speriamo insomma di poter da domani in poi, grazie alla convenzione che la WISP regionale ha firmato con la Regione dell'Umbria, poter essere partecipi e coprogettare e condividere insieme all'amministrazione, l'ASL, dei progetti che promuovono la salute per tutta la cittadinanza, quindi per il bene comune.